Benissimo, benissimo. Ti sto mandando la social card mia per te, che tu possa venire qui comodamente con l'impegno di non fare più niente, così lasci il popolo in pace, prendi il sole, è la cosa più utile che puoi fare. Dici, prendo il sole e non rompo i coglioni, questo è un po' il senso tuo, mi pare, no? No, non è che ti rompi i coglioni, che dici sempre cose inutili, così racconti, parliamo di Lollobrigida, della social car, parla di qualcosa che abbia a che fare con le idee, col pensiero, con la bellezza. Vieni qua, vieni qui, chiudi la trasmissione, dico a Cairo di pagarti lo stesso, ti faccio pagare per non fare niente, fa più ascolto. Cairo è un uomo magnanimo. Sì, fa più ascolto la televisione vuota di te. Sì, bellissimo questo. Cairo è un uomo molto magnanimo e quindi sicuramente lo farà. Però sei molto bravo, come conduttore sembra, sei riuscito a allinearti con la stupidità generale dei conduttori. Mi fa molto piacere. Sei molto equilibrato perché avevi nella Zanzara un tono polemico e di parte, lì invece ti fai piacere tutto, si vede che ti fa schifo, proprio uno schifo profondo per la politica, per le persone che hai davanti, li consideri inferiori a te, no, e forse lo sono pure, quindi essere inferiore a te è una cosa quasi impossibile, ma ci si riesce. Sì. Quando hai finito con questo florilegio, ti voglio... Però sei bravo, sei bravo, poi me lo dicono... Sì, vai, te lo dicono? No, veramente mi ha colpito perché non mi aspettavo che fossi così capace di andare sotto te stesso, cioè superare verso il basso le tue incapacità naturali. Però detto questo... Sì, detto questo...